Mamma mia quanto fa caldo. Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in un nuovo video. Con questo video apriamo ufficialmente la programmazione estiva del canale, quindi ci saranno molti video che in realtà dovevo fare tanto tempo fa, soltanto che per molti impegni e per lavori che sto facendo non ho potuto registrare. Oggi è mercoledì sera, sono circa le 10. E allora registro questo video. Come avete detto dal titolo, è un titolo un po' strano, perché parliamo di una cosa che è successa meno di un mese fa, ovvero ho venduto la mia vecchia videocamera con cui ho cominciato YouTube. Come vi ricordate bene, il vecchio unboxing fatto ancora con le videocamere realmente in VHS. Infatti stiamo parlando della mia Sony HVR HD1000, che dopo anni di onorato servizio è stata rimpiazzata, come sapete, dalla JVC che ho comprato poco tempo fa. E quella lì, invece di tenerla qui a prendere polvere, ho deciso di venderla. In realtà pensavo che mi sarebbe stata utile una videocamera più piccola, ma sempre professionale. In questo momento infatti sto registrando con la mia mirrorless della Lumix, che purtroppo però non ha lo stabilizzatore, la messa a fuoco non è granché, neanche lo zoom, non essendo monitorizzato, non si possono fare delle zoomate così precise. Quindi a meno che non dovete fare video fermi o su un cavalletto o su uno stabilizzatore, è praticamente inutilizzabile a mano, a meno che soltanto per fare fotografie. Ed ecco che è arrivata qui la valida scelta alternativa a una videocamera professionale low cost. Ci ho pensato a lungo prima di fare questo investimento, però alla fine l'ho presa. Ma quale, direte voi? Questa qui, ovvero la Panasonic DVX100B. Probabilmente l'avrete già vista sul canale della Computer Musa, perché lui ne aveva già due, ne ha comprata uno un'altra pochi anni fa. Infatti è stata anche grazie a lui che ho scelto questa, perché comunque, avendo visto vari test e come aveva delle prestazioni molto alte, ho deciso di comprarla al modico prezzo di circa 300 euro, o 330 euro, che per una videocamera così usata naturalmente è veramente poco. Infatti è come se fosse nuova, ha soltanto 240 ore di utilizzo. In realtà prima di fare l'acquisto di questo modello ero un po' indeciso se prendere questo o il modello successivo, ovvero la HVX200, se non ricordo male, o comunemente chiamata P2, perché appunto utilizza schede P2, che sono delle schede di memoria particolari, abbastanza vecchie, che però hanno una... non una capacità ridotta, perché comunque sono ognuna di 16 GB all'interno di quella videocamera lì che vendevano, ce n'erano 3. E calcolare che una scheda ad oggi costa minimo 100-150 euro. Il problema è che i file che produceva questa videocamera erano veramente pesantissimi, e con una scheda da 16 GB, che con la mia mirrorless ci potrei fare anche 3-4 ore, con quella lì ci avrei potuto fare circa 40 minuti in HD, quindi con 3 schede da 16 GB non arriviamo neanche a 2 ore di video, perché appunto crea questi file professionali ma molto molto pesanti. Per questo ho deciso di acquistare questa videocamera sempre funzionante con cassette mini TV, quindi più economiche e sicuramente lo spazio di archiviazione è molto minore rispetto a quelle schede che fra mezz'ora di video si aggira sui 15-16 GB, che è tantissimo. Quindi alla fine ho preso questa. La vendita comprendeva, oltre alla scatola originale, perché sì, c'era la scatola originale, ovvero questa qui, con anche tutto il polistirolo dentro e gli imballi originali, sembrava nuova, infatti quando l'ho aperto ho detto ma è nuova usata. All'interno c'erano appunto tutti gli accessori che comprendevano la vendita originale di una videocamera nuova. Quindi all'interno della scatola troviamo il telecomando, che è ancora imballato addirittura con la batteria racchiusa in una bustina che non è stata mai aperta. Poi il supporto per il microfono esterno, che si attacca qui per collegare un microfono a mezzo fucile, mezza canna di fucile, comunque shotgun, con entrata XLR. Infatti questa videocamera ha una doppia entrata XLR, sia stereo che mono, ma tranquillamente anche usare il microfono interno, se non dovete naturalmente usare microfoni lavalier o gelato wireless,
Il microfono panoramico che c'è al suo interno è veramente molto buono perché è sia stereofonico ma anche Dolby Surround, quindi abbiamo una direzionalità ma crea anche un audio ambientale molto molto buono. Poi naturalmente troviamo il caricabatterie con la tracolla, che adesso sono lì, non mi va di andarla a prendere, è una normalissima tracolla. L'attacco per la corrente diretta, la batteria che è qui dietro già inserita da circa 5000 mAh e per finire una cosa molto bella, ovvero questa lente fisheye che pesa quasi più della videocamera. La videocamera pesa 1,5 kg, quasi 2 kg. Questa lente pesa credo 1 kg sicuro, perché è completamente di vetro piena. È di una marca che si chiama Century, dovrebbe essere abbastanza buona anche come materiali, si sentono, non è plasticaccia, è veramente è metallo, quindi qui c'è anche scritto Panasonic DWX100 proprio per indicare che è per questo modello qui. Molto bella, vi crea un effetto stile GoPro un po' grandangolo, ma non credo che la userei mai perché anche mettendo questa il peso aumenta drasticamente, quindi sarebbe quasi impossibile utilizzarla per abbastanza tempo. Non voglio adesso fare una recensione troppo approfondita di questa videocamera perché veramente ci sarebbero tantissime cose da farvi vedere, allo schermo orientabile, a delle regolazioni molto molto all'avanguardia per i suoi tempi, perché questa qui è l'ultimo modello di questa serie, uscito circa nel 2004-2005, perché prima uscita la DWX100 nel 2001, poi la DWX100A e la DWX100B, che è questa qui, ovvero è l'ultimo modello uscito della Panasonic DWX. Videocamera con 3 CCD, fuoco automatico manuale, possiamo regolare sia tutti in automatico o in manuale di qualsiasi cosa, come anche per esempio l'apertura del diaframma che arriva fino a 1.7 se non ricordo male. Anche se professionale, questa videocamera è una handycam, ovvero non si usa a spalla ma a mano. Non è leggerissima, ma sicuramente le dimensioni sono abbastanza ridotte se la compariamo a una videocamera a spalla come per esempio può essere la JVC. Infatti se la andiamo a mettere a confronto vediamo le differenze, che sono davvero molte. Adesso non so se come posso farvi vedere bene, ma in realtà è quasi il doppio questa qui, e il peso anche si fa sentire. Questa qui siamo quasi sui 4 kg. Come la JVC ha un corpo in magnesio e differenzia dalle sue degli altri due modelli precedenti, che invece dovrebbero essere completamente in plastica, quindi sicuramente questa qui è più robusta e si sente. La lente Leica è veramente spettacolare, ha un'apertura focale davvero ampia e i colori sono veramente molto nitidi, anche se non è una videocamera HD, perché bene sì, non registra in HD ma a 576, ovvero lo standard definition, che però se elaborato bene può soddisfare anche video di una qualità come può essere il 720p. Però ha veramente tantissime funzioni professionali, infatti queste qui erano le prime videocamere più vendute al mondo, perché erano le prime che potevano registrare in modalità progressiva. Infatti questa videocamera può registrare a 50 fps interlacciato, 25 fps in progressivo, e cambiando la scena qui dietro con questa rotellina qui possiamo addirittura registrare in 24p per ottenere un frame rate uguale a quello che si usa con cineprese a pellicola. Quindi se dovevate registrare un film o uno spot per il cinema che andava poi messo su pellicola, con questa videocamera avrete lo stesso frame rate. Infatti il cinema, adesso non ricordo bene se anche quello digitale hanno soltanto il 24p, perché probabilmente alcuni cinema arrivano anche a 60 fps, però non ricordo bene. Sicuramente con i proiettori a pellicola abbiamo soltanto il 24 fps, quindi con questa videocamera possiamo effettuare riprese a 24 fps, poi naturalmente esportate con il programma di montaggio a 24 fps naturalmente. Quindi ecco, questo breve video è per annunciarvi che in cassa VHS è arrivata una nuova videocamera. Questa qui mi accompagnerà nel resto, speriamo, della mia avventura sul canale e anche di altri lavori, perché la userò magari anche come videocamera per backstage, o comunque come videocamera dove non mi posso portare né la JVC, che sarebbe troppo ingombrante,
né la mirrorless, perché altrimenti servirebbe per forza uno stabilizzatore, e anche di questa ha uno stabilizzatore interno già ottico veramente veramente molto buono. Poi ragazzi, una figata, entrata e microfono, anche l'attacco Oshu per esempio, per mettere un faretto esterno, così posso anche registrare scene per esempio notturne o comunque dove le luci non sono ottimali per una videocamera normale, anche se devo dire questa videocamera al buio si comporta anche molto bene. Io direi di andare a fare un attimo un piccolo video test, giusto per farvi vedere come si vede. Spengo un attimo le luci qui davanti perché sennò non si capisce niente. Bene, eccoci qui, facciamo partire la registrazione e ora mi dovreste vedere, cioè dovreste vedere il video di questa videocamera qui. Come vedete adesso qui davanti ho la Lumix. Adesso va bene, le luci che ci sono in questa stanza sono veramente bassissime, ci sono ecco le strisce LED e quella lampadina lì, però comunque l'immagine sembra veramente molto buona. Proviamo anche la messa a fuoco. Ok, anche la messa a fuoco sembra abbastanza veloce, siamo vicinissimi, non sono neanche 3 metri, quindi potrebbe fare un po' di fatica. Quindi comunque si comporta molto bene, si potrebbe alzare anche il gain, però rovinerebbe, come state vedendo, un po' l'immagine, ma sicuramente la resa luminosa aumenta di molto, e se dovete fare video al buio, magari in concerti o dove non ci sono luci troppo forti, potete usare questa funzione, ma come vedete sgrana un po' rispetto al gain a zero, che sicuramente la luminosità si riduce ma la qualità aumenta. Bene, quindi se questo video vi è piaciuto, anche con questo nuovo set, perché c'ho veramente tantissime cose da farvi vedere, come per esempio questo sfondo qui, ce ne sono 4, sono 4 fondali in più, ho preso 2 softbox, infatti probabilmente anche la luce che state vedendo è molto diversa rispetto alla sola lampadina che usavo prima, che era neanche da 200 watt, invece adesso abbiamo quasi 400 watt di illuminazione, che è una cosa assurda, mi sto squagliando qui, e fa veramente molto caldo. Quindi aspettatevi tantissimi tantissimi video e niente, buona estate, buone vacanze per chi andrà in questo breve periodo in vacanza, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!